La versione digitale di PS5 potrebbe essere ancora più introvabile di quella con disco. L'indicazione arriva dal portale Tech Ars Technica, che a quanto pare ha potuto analizzare i dati sulle scorte della nuova console Sony forniti da GameStop. E stando ai numeri inviati da 9 diversi punti vendita, solo un quarto delle scorte di PlayStation 5 garantite da Sony sarebbero la Digital Edition. Il dato varia leggermente da negozio a negozio, ma la tendenza generale è abbastanza chiara. Nello specifico, il 76% delle PS5 garantite per le prenotazioni sono con lettore ottico, mentre il restante 24% sono digitali. La percentuale di Digital Edition inviate ai singoli negozi oscilla tra il 13 e il 33%, con un numero di unità molto basso che varia tra le 15 e le 30 console. Questa potrebbe essere una tendenza generale di tutti i negozi, almeno negli Stati Uniti, come confermano fonti interne ad altre catene. Anche la domanda della versione economica, comunque, pare essere più bassa di quella con disco. Il dato poi sembra applicarsi anche alle nuove Xbox. In questo caso si parla di numeri che oscillano tra 6 e 12 Series X per negozio contro 2-4 Series S. Le motivazioni della scelta di puntare maggiormente sull'edizione della console con lettore ottico potrebbero essere molteplici, ma la più probabile è una semplice valutazione di mercato. Series X e PS5 standard saranno probabilmente le edizioni più richieste nei preordini. Di solito, infatti, i pre-order al day one sono effettuati dalla fascia di consumatori cosiddette enthusiast, naturalmente più portata verso i modelli più potenti o capaci di offrire più funzionalità, anche a costo di spendere cifre più elevate. Console come Series S o la Digital Edition di PS5 saranno la scelta di chi punta al risparmio e che magari pensa di aspettare le feste per approfittare di qualche promozione natalizia, e che quindi non avrà alcun problema a mancare la data del 10 novembre per la nuova Xbox, o quella del 19 nel caso di PlayStation. Voi cosa ne pensate? Ritenete giusta la scelta di puntare sulla distribuzione di modelli più costosi durante le prime settimane? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto, e se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando sulla campanella delle notifiche e di lasciare un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su multiplayer.it.